Non capisco, non beh, eccomi. Ok, ci sono. Spacchettamento live, non vedo un cappero, non so se sono. Allora, ciao, no, un cazzo. Vabbè, spero che mi vediate. Allora, sto facendo questo spacchettamento. Di cosa? Ciao Patrick. Allora, tra le varie cose prese in edicola proprio ieri, or sono, tra cui lo speciale Zagor, ma non è dello speciale Zagor che vi parlerò, c'era, ho trovato questo volume, questo pacchetto che vorrei spacchettare con voi. È l'edizione speciale per, scusate se il naso chiuso, però sto raffreddatissimo. È l'edizione speciale dei 70 anni di Topolino. Voi direte, ma Topolino non è nato nel 1928, Topolino non c'ha 90 anni. No, questo sono i 70 anni del settimanale di Topolino. Infatti ripropone la copertina del primo numero del settimanale. Quindi la copertina è una rivisitazione di quella del primissimissimo numero del settimanale di Topolino. E più c'è questa cosina qua che è il motivo per cui l'ho presa, che adesso la spacchettiamo insieme. Allora, vediamo un po', vediamo se riusciamo. Naturalmente i fumetti presi alla Coop sono sempre rovinati, come potete vedere. Cioè, ma lasciamo perdere. Allora, questo è il cartoncino, 70 anni insieme. Topolino ti regala 100 pagine extra per rivivere i momenti più importanti della storia. Vediamo se ci sono messaggi. Così. Eccoci qua. Nel prossimo numero troverete pure il 10 aprile e il 17 aprile, quindi dei prossimi due numeri, troverete il 10 aprile la targa celebrativa in metallo, cosa che penso che ce l'abbiamo un po' tutti in casa questa targa, ce la ripropongo. E il 17 aprile il notebook in due varianti colore, giusto perché pensavo notebook elettronico, invece no, a quanto pare è di carta, giusto per regalare una cosa che ormai non usa più nessuno. Vi voglio fare vedere anche un'altra cosa. Perché proprio l'altro giorno stavo leggendo questo. Sì, lo so che non c'entra niente, però questa qua è la soffitta di Pippo, quindi la soffitta del vintage. So che non c'entra niente, no, questo qua adesso con questo. Però il Topolino con i calzoncini mi ha ricordato inevitabilmente le storie di Floyd Gulferson. Questo volume raccoglie in particolare le storie del 1932 e sono, adesso vi dico cosa c'è qui sopra, ci sono Topolino e i due ladri del 1932, Topolino e Vispi di Potini, che è la prima comparsa di Tip e Tap, e Topolino e i pirati. Faccio vedere quante erano belle. C'è la riflessione che facevano. Cioè, era così bello, cioè perché cambiare l'aspetto di Topolino nel tempo? Non so che senso abbia. Secondo me il Topolino è bello, era bello così, no? Con questi pantaloncini. Magari sì, evolvere lo stile, evolvere, però perché? Io mi ricordo quel Topolino orribile degli anni 90 con la camicia, i pantaloni, orribilissimo. Una domanda, yes, fai pure Patrick, così procediamo pure al. Una domanda, l'aspetto. Nel frattempo vediamo cosa c'è in questo Topolino. Allora, da che cosa comincio? Dal Topolino o da questo libricino? Cominciamo da questo libricino, va. Così, vediamo cosa c'è. Il settimanale a fumetti che ha fatto la storia. Sono praticamente un volumetto, come se fosse un altro Topolino, però la carta è un po' ruvida, ottimo. Vari editoriali, credo che sia la cosa tutta di editoriali.
la prima redazione verso il dorso giallo. È molto interessante da leggere. Topolino settimanale. Allora, vediamo, c'è un messaggio di Patrick. Allora, ma secondo te, a livello di storia, leggere Topolino alla tua e alla mia età per capirci non risulta noioso? Guarda, allora, io Topolino è un po' che l'ho allontanato, però mi è capitato di leggere degli autori, diciamo, delle cose recenti, abbastanza recenti su Topolino, che a me sono piaciute. Tipo per esempio le storie di Faccini le trovo divertentissimi. Però sì, in effetti non so quanto senso abbia leggere Topolino, anche perché non si capisce più a quale pubblico si rivolga Topolino. Cioè, se è un pubblico per ragazzi, per adulti, per bambini. Vediamo che storie ci sono qui. Qui per esempio c'è, su questo numero c'è Pastrovicchio, D'Antone Pastrovicchio, Fontana Urbano, e Federico Rossi Edrighi, che scrive anche per la Bonelli, e Silvia Ziche, grandissima Silvia Ziche, Soffritti, Soldati, insomma, cioè, di autori bravi ce ne sono tantissimi, certo. E secondo me quello che ha rovinato un po' Topolino, che rovina un po' Topolino, è questa censura che c'è sugli albi, nel senso che non si può scrivere un ballo senza che questo ballo poi muova delle cose, no? Invece è così bello, magari quando una volta non c'era tutta quella censura, anche rivedere i vari giovedì Piselloni no, su Facebook, le storie di Guido Martina, cioè c'era un po' più di libertà espressiva. Adesso questa libertà espressiva non la vedo più. Poi la cosa che odio sono le parodie, non tanto le parodie delle storie, no? Ma quando fanno quei personaggi tipo Vincenzo Paperica, ecco, cioè quelle cose là non le sopporto, cioè personaggi reali, VIP della televisione, portati su Topolino, è una cosa che non sopporto proprio. Vediamo, io ho comprato Topolino tanti perché ho paura di essere deluso nel ricordare l'entusiasmo che avevo nel leggerlo da piccolo. Esattamente. Non so se capisci cosa voglio dire. Sì, certo, è un po' anche la mia sensazione. Sinceramente non ho quel grande piacere a leggere Topolino, sono sincero. Tranne qualche storia, sì, qualche cosa ogni tanto, anche, cioè, tipo, io mi sto leggendo questo, no, me lo sto leggendo molto volentieri, però parliamo parliamo di qualcosa di molto 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 diverso da quello che è oggi Topolino. Allora, procediamo con questo editoriale, questo libricino, che contiene varie cose. Praticamente è una specie di mini enciclopedia con tutte le varie copertine, è una specie di mini enciclopedia sulla storia di Topolino settimanale. Molto interessante. Diciamo, è un numero da collezione che comunque vi consiglio di prendere, di recuperare, perché ve lo mettete in libreria, questo può tornare sempre utile. Bello da leggere sicuramente, infatti sarà una delle cose che io leggerò, perché per saperne di più, perché ci sono aneddoti, curiosità, no? Vediamo le storie invece che stanno sul volume. Vediamo se ci sono messaggi. Leggevo qua che c'erano dei messaggi. Ok, vediamo che cosa c'è su questo volume. Allora, si comincia con la vignetta di Silvia Zica. Scusate, sto parlando così, lo so. Vignetta celebrativa di Silvia Zica, cioè forse non fa ridere, però è molto simpatica, celebrativa appunto.
l'editoriale, 70 anni portati bene. D'Antona e Pastrovicchio. Klondike parte prima. Adesso vediamo pure se la parte seconda. Sta fine della prima parte. No, non c'è la seconda parte. O forse sta dietro. No, mi sa che è stato il prossimo numero. Come vediamo. Federico Rossi Enrique e Luca Usai, Topolino e Pippo e la convivenza inconveniente. Come disegni non so cosa farvi vedere, sinceramente. Ci sono delle tavole all'interno di vari autori, belle. Storia di Paperoga. Ecco, Paperoga è sempre uno dei personaggi più simpatici sicuramente che ci sono su Topolino. Intervista all'abbonato più storico del topo. Insomma, c'è hype proprio questo numero. La storia di Pico De Paperis. Possiamo aprire un sondaggio della soffitta, no? Ma voi preferite più i paperi o i topi? Io i paperi sicuramente. Paperina, infatti questo numero ce l'ho solo paperi. Cioè, il numero che festeggia i 70 anni di Topolino, ci sono solo paperi. Paperina e Paperino, Paperidic, grande Paperidic, e vi dirò che preferisco Paperidic a PK, perché PK era bello all'inizio, poi è diventata una cosa marveliana, storie diluite, diluitissime, le ultime saghe che ho letto non mi sono piaciute moltissimo. Preferisco quelle le prime storie, anche di PK, però tra PK e Paperidic preferisco il classico Paperidic. Vedo l'altro messaggio. Allora, Patrick ci dice che preferisce Paperi, naturalmente, fumetti di qualità. Wehi, ciao Piero! Bella roba, bella a te. Come è andato? Quanto tempo che non ti becco qui su YouTube? E questo, This is the end, 3 euro. Però diciamo ne vale la pena, soprattutto per questo libricino allegato. Non so se prenderò il prossimo numero con la targa e il notebook. Sono indeciso se prenderli, sinceramente. Anche perché, vabbè, non sono un amante proprio dei gadget. Io, diciamo, questo non lo considero tanto un gadget, no? Lo considero un extra. La targa, boh, vediamo. Magari se c'è la seconda parte della storia Klondike. Dovesse piacermi eventualmente questa storia, forse la prenderò per leggere la seconda parte. Questo è tutto lo spacchettamento del nuovo Topolino. 70 anni di Topolino. Festeggiamoli insieme con un video della soffitta di Pippo. Qui c'è l'anteprima dei prossimi due numeri. Ragazzi, grazie per essere stati qui. Lo so che non è tanto l'orario di live, però ho fatto una live perché volevo fare, diciamo, lo spacchettamento ampressa ampressa, come si dice. Tanto comunque poi rimane sul canale, ve la potete, diciamo, guardare quando volete. Se vi va di entrare nel gruppo di WhatsApp, scrivetevi un messaggio dove volete, su Facebook, in privato, contattatevi pure, vi mando il link per entrare su WhatsApp. Se il video vi è piaciuto, invitate anche i vostri amici a iscriversi alla soffitta di Pippo. Saluto i presenti, non so se ci sono ancora Patrick e Piero in linea, vi saluto e saluto anche quelli che poi vedranno prossimamente il video perché rimarrà sul canale, come dicevo.
Ciao ragazzi, alla prossima.